Quello che la Juventus sta facendo è un mercato di un certo livello, sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda le cessioni. L'abbiamo visto, da poco è arrivato l'annuncio su Matthijs de Ligt, un giocatore che lascia Torino, che va a giocare in Bundesliga al Bayern Monaco, ma attenzione, perché ho come la percezione che in casa Juventus ci sia una vera e propria rivoluzione in corso, e quindi scopriamo tutto, cerchiamo di andare a analizzare punto per punto. Io prima vi ricordo come sempre di supportarci, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, come ho fatto attivando la campanella, e mi raccomando, un altro metodo per essere sempre aggiornati sul mercato è scaricare OneFootball. Qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto, dovete semplicemente cliccare su questo link e automaticamente e gratuitamente avrete quest'app sul vostro cellulare, gratuita, personalizzabile, mi raccomando scaricatela, sponsor di FCM Sport. Allora andiamo alla notizia, perché abbiamo avuto nelle stesse ore contemporaneamente una doppia notizia che ha in qualche modo lasciato di stucco i tifosi della Juventus. La prima, Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, accordo trovato. La seconda, Dybala alla Roma. Questo è un'ulteriore conferma del fatto che quando molto spesso si parla di cambiamenti, ecco, questa volta il cambiamento effettivo c'è in casa Juventus e bisogna soltanto aprire gli occhi e rendersene conto. Perché? Perché guardandosi indietro ci si rende conto di come la Juventus ha attuato a tutti gli effetti e ufficialmente una vera e propria rivoluzione di mercato. Perché basta guardarsi indietro e guardare soltanto la scorsa estate, in cui la Juventus ha deciso di fare quasi metà di quella che è una totale piazza pulita che vuole fare proprio Cherubini, perché l'arrivo dei Cherubini e di Arriva Bene hanno come dato uno scossone a questo ambiente, facendo capire che ora le cose devono cambiare, bisogna cambiare registro. Il precedente percorso attuato e avviato è portato avanti prima da Marotta, ma soprattutto dopo la Paratici, deve interrompersi, dobbiamo mettere un punto. E quindi guardandosi indietro è chiaro, è evidente che il primo grande addio dello scorso anno ci fa capire questo è stato quello di Ronaldo, cioè chiudiamo il ciclo Ronaldo, Sarri, Pirlo e quant'altro, chiudiamolo, e con Ronaldo tu dai uno scossone forte. Lasciando andare via Ronaldo tu ti rendi conto che quel percorso, quel ciclo è finito, ma non basta, perché quell'estate scorsa è andato via Cristiano Ronaldo alleggerendo e non di poco l'ingaggio, il monte ingaggio, è andato via Demiral che doveva essere uno dei perni nella difesa del futuro, invece lascia Torino e va proprio a giocare con continuità all'Atalanta. Altra cessione che doveva rappresentare il futuro della Juve, ma senza dimenticare un altro perno della Juventus, perché anche Buffon, che era una vecchia leggenda della Juventus, saluta tutti e lascia la Juventus. Quell'anno c'è Demiral, c'è Ronaldo, c'è anche Douglas Costa che viene dato in prestito, ma vabbè, ma non ci dimentichiamo della fase invernale, della sessione invernale di calciomercato, in cui lasciano la Juventus tre giocatori che ha voluto fortemente, e dico fortemente, Fabio Paratici, perché lasciano a gennaio tre giocatori importanti per Paratici, ma che poi sono rivelati non così tanto importanti. Il primo è Rodrigo Bentancur, scelto personalmente da Paratici nell'operazione Tevez. La Juventus aveva la possibilità di prendere un giocatore dall'Argentina, prende Rodrigo Bentancur, giocatore che sembrava essere l'astro nascente del calcio uruguaiano, in realtà è diventato uno dei tanti giocatori che si sta facendo benino ora al Tottenham, ma poco importa. Il Tottenham però quell'estate, o meglio quell'inverno, a gennaio 2022, non prende soltanto Bentancur, ma prende anche Kulusevski in una maxi operazione che porta la Juventus a fare un grande colpo di mercato in entrata e in uscita, perché coi soldi di Kulusevski e Bentancur la Juventus si rimette in piena economicamente e riesce a prendere il vero erede di Cristiano Ronaldo, che non era chiaramente Kane, ma che è Dusan Vlahovic. Ecco, con gli acquisti, con l'acquisto di Vlahovic, o meglio con la cessione di Kulusevski e Bentancur, insieme riesce a prendere Vlahovic. Kulusevski, Bentancur e chi? Ramsey, mandato in prestito, ora è tornato, si sta cercando una soluzione per svincolarlo, ma di fatto anche lì si è sancito l'addio di Ramsey. Bentancur, Ramsey e Kulusevski. Ma questo non finisce qua, perché quest'estate, anzi dall'inverno scorso fino ad ora, abbiamo visto una vera e propria rivoluzione totale. Perché, notizia di poche ore fa, De Ligt è un ex giocatore della Juventus. Altro colpo importante di Paratici, 75 milioni di euro versati nelle casse dell'Ajax. Quello è stato forse il più grande colpo di mercato di Paratici. Dopo Ronaldo, a livello di prospettiva, secondo me il colpo di De Ligt è stato un grande colpo di Paratici. Ma anche qui si mette un punto. Anche qui, quei monti ingaggi là è troppo elevati, quindi 30 di Ronaldo, i 12 di De Ligt.
piazza pulita. E quindi dopo Ronaldo, anche De Ligt, uno di quelli che prendeva più soldi, viene salutato. E non ci si ferma qua, perché ricordiamoci della scelta importante della Juventus: mandar via Dybala e mandar via Bernardeschi. Una soluzione che lì per lì a molti è sembrata una vera e propria follia, soprattutto per quanto riguarda Dybala. E molti abbiamo pensato, chissà ora dove da Dybala, ci saranno tante squadre europee che lo vogliono. Ecco, poi i fatti dicono che a contenderselo nella parte finale, proprio prima della firma con la Roma, sono stati Roma e Napoli, una squadra che è arrivata terza in campionato come il Napoli, che non vince da parecchio tempo, e una squadra come la Roma che ha vinto la Conference ma che non è neanche in Champions League, quindi di fatto non il palcoscenico più importante d'Europa. Bernardeschi, altro giocatore che forse per troppo tempo è stato pompato dai media per farlo sembrare chissà quale grande giocatore, ha vinto un europeo e si è pompato anche lì la figura di Bernardeschi, quando in realtà l'europeo ha fatto poco nulla, lui non era di certo un titolare, ed è andato al Toronto. E questa è la conferma del fatto che molto spesso io vi dicevo negli anni passati, ho come l'impressione che Bernardeschi abbia altro per la testa, non sia focalizzato sul calcio. Ecco, la scelta del Toronto a 28 anni mi sembra perfettamente va a coincidere con quello che era il mio pensiero. E non ci si ferma qua, perché Juventus ha detto addio, diciamo, in maniera anche un po' consensuale con Chiellini, altro addio. È andato via anche Morata, potrebbe tornare, però anche quello è un addio importante. È andato via anche Mandragora, è andato via Dragusin, riconfermata la cessione di Demiral anche quest'anno perché è stato riscattato dall'Atalanta. Insomma, è una vera e propria rivoluzione. Si ha come l'impressione che si sia fatto una sorta di piazza pulita rispetto allo scorso anno, e si sta facendo seriamente affidamento a un nuovo ciclo, e quindi si vanno a comprare giocatori con un... magari più giovani a volte, ma anche più come dire, con ingaggi un po' più bassi. Cioè non prendi più il De Ligt a 10 milioni di euro all'anno, ma giocatori che possono avere ingaggi più bassi. Se devi dare ingaggi importanti, dai giocatori affermati come Pogba e Di Maria. È cambiata un po' la politica, sempre però concentrandoci su quello che è l'aspetto futuribile, perché comunque Juventus continua a avere in rosa gente come come Chiesa, come Locatelli e McKennie a centrocampo. Sono tanti giocatori, lo stesso attacco è composto da Ken e Vlahovic, che sono due classe 2000. Quindi la Juventus continua a guardare il futuro con la speranza, tra virgolette, che possa dare continuità anche per quanto riguarda i ragazzi che vengono all'Under 23, e quindi che poi sono stati in prestito, quindi i Fagioli, i Ranocchia, i Miretti, con un occhio anche Rovella, altro nome parecchio interessante, che anche lui è un classe 2001. Quindi è Juventus che sta portando avanti una rivoluzione nelle mani di Arrivabene Cherubini, soprattutto di Arrivabene, che è stato chiamato proprio per aver questo, il pugno duro in certe decisioni che servivano decisioni forti, importanti. Arrivabene è arrivato proprio per questo, e la domanda che vi faccio è: sta facendo bene la Juventus attuare questo tipo di impronta? Cioè, De Ligt vanno via, benissimo, ti mandiamo via, perché se non vuoi stare la Juventus è giusto far così, ma alle nostre condizioni. E quindi si avvicina intorno agli 80 milioni la cessione. Stessa cosa Ronaldo lo scorso anno: vuoi andare via, benissimo, alle nostre condizioni, quindi il Manchester o City United deve comunque darci una ventina di milioni e lo facciamo a modo nostro. Insomma, una serie di situazioni che portano a pensare che la Juventus ha cambiato un po' rotta. Non è più la Juventus di qualche anno fa, che va per inerzia tenendo vari giocatori come i vari Alexandro, Matuidi, Khedira, che erano chiaramente a fine ciclo, ma decisioni più decise fin da subito. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.